Papa Wojtyła e il rabbino Toaf si abbracciano in un variopinto quadro dell'infiorata di Genzano, alle porte di Roma. Come ogni anno, durante questa festa popolare, migliaia di petali colorati tappezzano lo stradone principale di questa cittadina dei castelli romani. Nell'anno del Giubileo si ricorda la storica visita del Papa alla sinagoga di Roma. I colori dei fiori riproducono un'opera della pittrice Eva Fischer, nata a Daruvar, nella ex Jugoslavia, da genitori ungheresi. All'artista è dedicata anche una mostra personale nel Museo dell'Infiorata. Da bambina mi piaceva sempre disegnare e dipingere. Mia madre è andata dal direttore dell'accademia e ha chiesto se vale la pena che io studi e ha detto di sì. Mi ha fatto ancora crescere un po' e molto giovane sono andata in Francia e ho cominciato a studiare nell'accademia. A 18 anni ho finito l'accademia e sono tornata a Belgrado e poi è venuta nel 41 la persecuzione. Tragico è che hanno deportato mio padre, che era rabbino a capo, ma era in pensione, stavamo a Belgrado e mamma ha detto dobbiamo fuggire dopo, perché prima prendevano gli uomini e dopo le donne, e siamo fuggiti in Italia. E poi sono venuta a Roma nel 46, ho cominciato a dipingere e ad esporre, e dal 46 che dipingo e ho fatto una centinaia di mostre personali. Aveva allora un sorriso gentile come un ricordo viennese, di graziosa compostezza austro-ungarica. Così diceva di lei Carlo Levi, uno dei tanti artisti che la Fischer conobbe a Roma, frequentando gli atelier di via Margutta e di via del Babuino. Questa timida e schiva signora è stata amica di De Chirico, di Guttuso, di Maffei, ha conosciuto Dalí e Chagall e tanti protagonisti dell'arte e della cultura dagli anni 50 ad oggi. Era molto emozionante perché la sera ci si trovava, c'era anche Cagli, e si parlava fino alle 2, fino alle 3, c'erano delle discussioni interminabili, veramente molto interessanti. E poi sono andata anche in Francia dove ho conosciuto altri pittori, a Roma ho conosciuto in casa dei Visconti, Picasso, Ehrenburg, e poi sono venuti a vedere i miei quadri e devo dire avevano parole molto, molto positive e incoraggianti. I mercati di Roma, i paesaggi mediterranei, ombrelloni, bancarelle, biciclette e i tanti personaggi che animano le tele di Eva Fischer hanno trovato nel tempo apprezzamento di critici e di pubblico anche all'estero. Per molti anni però la Fischer ha tenuto per sé una grande parte delle sue opere, rendendole pubbliche solo in tempi recenti. Ho dipinto anche la Shoah. Shoah ho dipinto ma era nascosto, non ho fatto vedere mai a nessuno. Poi ho deciso di esporre perché era il tempo. Quel tempo è arrivato nel 1990, quando per la prima volta Eva Fischer ha esposto le sue opere sulla Shoah in una mostra allo Yad Vashem, il museo monumento di Gerusalemme dedicato allo sterminio del popolo ebraico. Un percorso parallelo che va dal ricordo del padre, capo rabbino di Belgrado, deportato e morto ad Auschwitz, alla memoria di tutte le vittime dello sterminio. I miei quadri vogliono essere guardati come un simbolo tragico, dove ogni segno delle mani o del viso vogliono abbracciare la vita dal lato più tragico e trasmetterlo agli occhi, al cuore, alla coscienza. I labirinti della memoria appartengono più a un sentimento che a una creazione di stati d'animo. È una partecipazione al dolore di tutti i tempi. Dal balcone del Palazzo Comunale di Genzano, Eva Fischer segue con attenzione il lavoro dei giovani artisti genzanesi che fanno rinascere con petali e foglie le forme e i colori del suo papa e del suo rabbino.